Siamo sul tetto di Alicante. Siamo arrivati e in questo video vi mostreremo cosa fare in 6 giorni ad Alicante. Eccoci qui ad Alicante, alicantini, sulla esplanada. Venga, come va sta ferma questa? Se c'è un punto da cui bisogna per forza iniziare è l'esplanada alicantina. Costruita nel 1958-59, queste qua sono state inserite una ad una. Ci hanno messo 2 anni praticamente per costruirle ed è il simbolo di Alicante. Camminate lungo questa esplanada in un orario che sia non o questo. Presto o tardi. Adesso fa un pochino caldo. Queste farfalle ne ho viste tante in giro per la Spagna. E vedete? Questa è la farfalla. Comunque l'esplanada le abbiamo superate da un pezzo. Ci siamo inoltrati in queste passeggiate lungo dei parchi. Quindi stiamo andando nel quartiere del El Barrio, dove troveremo delle case tutte bianche e colorate, con i serramenti colorati. Ah, cambio di programma, prima di andare al barrio de Santa Cruz. Santa Cruz, tappa al mercato. Esto chi a chi. Allora, ridimi un po' quello che volete. Allora, dimmi, serve il doppio scorcio. Andiamo alla ricerca di questo doppio scorcio così. Tac. Come ti è sembrato? Molto carino, eh? Voglio fare un paragone, anche se ovviamente sono paragoni che non si dovrebbero neanche fare, paragoni imparagonabili, però mi ricordavo un po', diciamo, le Cinque Terre, però con le case di Murano, di Burano. Poi siamo arrivati in questa bella, che vista che c'è da qua, ma ve la faccio vedere. Le foto, perché è tutta blu, quella che si vede anche negli altri video, mentre la nostra casetta è qui praticamente. Bella, va che sventoli, falla andare un po' sta gonna. Così. Il secondo giorno, a 27 km, trovate Elche. Cosa c'è ad Elche? Ad Elche c'è il più grande palmeto d'Europa. Quindi cosa facciamo se non visitare un palmeto? Vedete quante palme che ci sono qua? Dove sei, lady? Fatti vedere. Alla buon'ora. Ed eccoci giunti a destinazione, Huerto de la Cura, il più grande palmeto di tutta l'Europa. Quante palme ci sono qui? Dalle 200.000 alle 300.000. E? E che originariamente le prime palme che sono state piantate qua risalgono a tra i 2.500 e i 3.000 anni fa. Ma non dirla. L'ha detta. Ha detto la minchiata. No, c'è strana. Scritto. Sì, allora, crediamo tutto quello che c'è scritto. Io non lo so. Va un G-Bad. Che potete osservare le mie spalle è una palma imperiale. Il nome è stato dato dalla principessa Sissi di Austria quando è venuta qua nel 1894, quindi più di 120 anni fa.
E hai visto questa bellezza? Cos'è che sono? Sette tronchi? Sette bracci che partono dallo stesso tronco. Dopo aver visitato il più grande palmeto d'Europa qui a Elce, ci spostiamo a visitare il centro storico, che è comunque molto qua vicino, o sbaglio? È vicino! Sì. Irrinunciabile ad Alicante, Piazza delle Stelle. E romantico, o no, Lady? Cosa ne pensi? Beh, dai, è bella, no? È bella. Ci ha provato, ma le scale glielo hanno impedito. Niente centro in macchina direttamente per il signorino. Alicante, terzo giorno, non si può che non andare a visitare una delle spiagge più belle della costa, quindi siamo in la Playa de Santa Cruz. E dopo aver passato una rilassantissima giornata in spiaggia, venite al porto a gustarvi una cenettina, o no, spada. Il 15 di agosto ci svegliamo così. Sfruttate il giorno per andare a visitare una delle tante mostre che Alicante offre. In questo periodo offre Titanic Exhibition. Poi, più tardi, quando comincerà a fare un po' meno caldo, si sale su. Dall'esposizione del Titanic, mi stavi dicendo? È stato veramente interessante, a me è piaciuto molto. Perché boh, io sono entrata un po' nella storia, in tutto, mi è un po' l'ansia. Che storia sei entrata? Che ti hanno spiegato come funzionava la barca, il momento in cui è affondata, di nuovo un po' di ansia. Hanno detto che c'è stato, le guide, che ci vive tutto. Se andate ad Alicante non potete non salire. Dov'è che c'è tanto che dobbiamo salire di qua? Se andate ad Alicante dovete per forza salire al castello di Santa Barbara. E si inizia da qui, dal parco dell'Eretta. Sono già cotto dopo le scale. Noi dobbiamo arrivare, sta sbarbiando, qua in alto, qua. Tra l'altro abbiamo scoperto che uno dei percorsi del Cammino di Santiago passa da Alicante.
ce l'abbiamo fatta. Siamo sul tetto di Alicante. Qua, no. Quinto giorno. Quinto giorno ad Alicante, un po' più lontanino rispetto ad Elx, vi trovate la Laguna Rosa de Torrevieja. Torrevieja. Riforniti soprattutto contro il sole. Faccia vederlo. Ah, così mi piace. Ah, ok. Infatti l'acqua è piena zeppa di sale, qua. Ma è anche tutto fuori. Per terra, noi stiamo camminando sul sale. Sul sale, totalmente, questo è sale ragazzi. Oggi è un lago rosa. Bella. Quindi merita. Laguna Rosa qui a Torrevieja. Un girettino, se siete da Alicante e avete il tempo ci può stare. Dopo aver visitato il lago rosa, ecco che risbuchiamo al sole, perché a 40 minuti troviamo... Ta-ta-ta-ta-da! Murcia. Benvenuti a Murcia. Fammi perfetto. È l'ultimo dia, giorno 6. Cosa fare l'ultimo giorno? Potete fare come noi, visitare il Castel de Guadalete, che ci hanno detto in tantissimi vogliono visitarlo, ma non è collegato, non c'è mezzi per poterci arrivare, quindi dovete per forza della macchina. Oggi c'hanno il cane dietro. Eccoci arrivati sopra al Castel de Guadalete. Sera sì, noi siamo passati da lì, dovevamo uscire di lì, ma se noi andiamo lì io faccio così per uscire, tiro, ma sera sì, siamo chiusi qui dentro. Che fiore di merda, mucho calor, non devo spingere. 1, 2, 3,